per me. Per me. Per me. Specialmente per me. Al K-Factory ti accogliamo con cordialità e ci occupiamo con cura e competenza delle questioni fiscali della tua famiglia. C'è chi vende prestiti. Libra Finanziaria li disegna su misura per te, mettendoti a disposizione un tutor che ti seguirà per trovare la soluzione ideale per le tue esigenze. Libra Finanziaria eroga direttamente finanziamenti a lavoratori dipendenti e pensionati, senza spese di agenzia o mediazione. Chiamaci al numero verde 800 942 949 o visita il nostro sito libraspa.it. Abbiamo il prestito giusto per te. Libra Finanziaria. Nel mare dei prestiti, scegli i migliori. Buonasera e bentrovati con questo breve appuntamento con informazione di Icaro TG per dare spazio, come è giusto naturalmente che sia, a tutta la diretta che segue le elezioni sulla nostra rete, la nostra emittente. Iniziamo con la cronaca per una storia di abusi che una ragazzina di 16 anni ha avuto appunto il coraggio di dire basta. In carcere è finito un 55enne lampedusano, ex compagno della madre della giovane, con le accuse di violenza e minaccia. Ha approfittato di lei ripetutamente, prima con palpeggiamenti e poi con una violenza sessuale completa. La vittima è una ragazzina riminese di appena 16 anni, al momento dei fatti ne aveva ancora 15. Lui è l'ex compagno della madre che, benché da tempo la loro storia fosse finita, lo ha accolto in casa sua. I due, una ventina di anni fa, avevano avuto insieme una figlia, poi si erano lasciati. Ma ad agosto 2013 l'uomo, un 55enne lampedusano incensurato che si guadagnava da vivere con lavori saltuari, si è ripresentato alla porta della donna, un'operaia riminese, perché aveva problemi economici e non aveva un alloggio. E così è iniziata la convivenza anche con la sedicenne, figlia della donna e di un altro compagno. Il siciliano, ha raccontato la ragazzina, quando ha avuto il coraggio di denunciarlo, ha cominciato a metterle gli occhi addosso, a toccarla, a palpeggiarla, fino all'abuso vero e proprio. La ragazza ha manifestato estremo coraggio, sia nell'arrivare a richiedere l'aiuto della mamma, ma sia soprattutto ha avuto la freddezza e la lucidità di registrare il soggetto, facendogli di fatto a sua insaputa confermare tutti gli abusi, soprusi e le angherie subite in questi circa 3 mesi di convivenza. Inizialmente semplici, tra virgolette, palpeggiamenti e toccamenti, fino ad arrivare a un rapporto sessuale completo, che è stato, diciamo, estorto all'insaputa della ragazza, che è stata, diciamo, letteralmente abusata durante il sonno. Sonno acuito anche dalla circostanza di aver assunto molto probabilmente sostanze alcoliche. La giovane, al risveglio, ancora confusa, ha intuito quello che le era accaduto e ha avuto il coraggio di farlo parlare, di registrare la conversazione. Si è poi rivolta alla mamma, che ascoltando i racconti della figlia e le registrazioni ha deciso di cacciare di casa il siciliano e di andare a presentare denuncia ai carabinieri di Rimini. Quando la madre lo ha allontanato, lui ha negato ogni accusa. Di lì sono partite le indagini, che si sono avvalse anche delle registrazioni e che hanno portato ieri sera all'arresto dell'uomo, nel frattempo tornato a Lampedusa. Ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Le accuse sono pesanti: violenza sessuale e minacce. E proseguiamo con la cronaca. Si è ferito al volto con un flessibile l'operaio 44enne, vittima questa mattina di un infortunio sul lavoro. L'uomo si è ferito intorno alle 11.30 mentre stava lavorando in un cantiere in via Sacra Mora a Rimini. È stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale infermi di Rimini. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini della medicina del lavoro. E alle 4.30 di questa mattina a Misano un incendio è scoppiato al bar 900 in via Saffi. Le fiamme stavano per arrivare anche agli edifici adiacenti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno fatto evacuare gli appartamenti vicini durante le operazioni di spegnimento. Ad emergenza conclusi, i carabinieri hanno svolto le verifiche sulla causa dell'incendio, che è risultato un cortocircuito.
Donatella Turci si è dimessa dal ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Rimini. Nella lettera di dimissioni l'ex assessore allo sport della Giunta Ravaioli parla di motivi personali e si augura che a raccogliere il suo testimone sia una collega. La Turci, eletta nella fila del PD, lascia anche il posto di consigliere. Dall'assessore Biagini e dal consigliere Pazzaglia sono arrivati messaggi per ringraziarla. Con questa notizia concludiamo questo nuovo breve appuntamento con l'informazione. Come ho detto in apertura, ridiamo la linea a tempo reale con Simona Mulazzani e Andrea Polazzo proprio per proseguire questa lunga diretta elettorale. A seguire alle 21 vi ricordo l'appuntamento invece con Metropolis di Maurizio Ceccarini proprio per sentire la voce dei protagonisti di questa tornata di elezioni. Grazie a tutti dell'attenzione.